Bergonzi è docente di religioni. Pensionato già. Era docente di religione e filosofia dell'India all'Università Orientale di Napoli e socioanalista del Centro Italiano di Psicologia Analitica, nonché docente presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale Comparativa, che è questa dove ci troviamo. Comincerei con una osservazione che ormai è ovvia, ma vale la pena focalizzarla. Se ci pensate, secoli fa, che ne so, nel Medioevo, nel Seicento, se pensate a quelle che erano le massime minacce su scala globale all'umanità, al pianeta, beh, vengono in mente eventi come eruzioni multiple di vulcani che abbassavano la temperatura per qualche anno, epidemie, carestie. Queste erano le minacce su scala globale, a parte sempre il famoso meteorite che può sempre cadere in qualsiasi momento e estinguere tutto come i dinosauri, ma tranne quello erano queste le minacce globali. Invece, se noi ci volgiamo ai tempi nostri, ci accorgiamo che praticamente oltre queste tutte le più urgenti minacce al pianeta vengono dall'uomo e in particolare sono poi collegate, ma vengono dall'uomo, da un particolare tipo antropologico di uomo, cioè quell'uomo tecnologico che si è sviluppato in particolare in Occidente e che poi si è diffuso un po' dappertutto sul pianeta. Pensate, la deforestazione, la desertificazione, il problema del clima, il problema dello smaltimento dei rifiuti, il problema dei rifiuti atomici, che è un problema che ha un peso enorme anche se non lo vediamo, il problema della sovrappopolazione, cioè tutto viene tutto dall'uomo. Questo è minaccia in particolare anche l'umanità, non solo il sistema, l'ecosistema. In fondo l'ecosistema poi si autoregola. Per l'ecosistema non è così diciamo drammatico se a un certo punto certe forme di vita scompaiono e sopravvivono i topi e gli scarafaggi. No, l'ecosistema si autoregola poi in tanti modi, ma per l'umanità è una minaccia. Allora, se tutte le minacce vengono dall'uomo, dobbiamo cominciare a pensare al fatto che c'è qualcosa che non funziona nella mente collettiva dell'umanità, perché questo fatto mi sembra importante, perché noi stiamo sempre a guardare soltanto gli effetti di questa, diciamo, chiamiamolo vocazione autodistruttiva. Vediamo gli effetti nella natura, nel dissesto ecologico e così via, ma se il problema è nella mente dell'uomo, è chiaro che non basta, che ne so, chiudere il buco dell'ozono, perché chiuso quel buco se ne aprono altri. E quindi bisogna investigare meglio che cosa c'è che non funziona nella mente collettiva dell'uomo, chiamiamolo occidentale per ormai. Anche nella mente di altre culture che hanno assimilato quella occidentale. Allora è interessante ed è importante, secondo me, cercare qui anche la chiave, perché se noi ci limitiamo a tentare di a tappare i buchi che si creano esternamente, vediamo solo metà del problema e forse neanche la più importante. Diciamo subito che lo sviluppo del pensiero anche scientifico con le varie aspetti della teoria dei sistemi matematici di von Bertalanffy, che poi ha portato a vedere tutto come interrelato, le teorie della complessità, le teorie del caos, tutte queste nuove forme di pensiero scientifico indicano
il fatto che tutto è interrelato e quindi anche i problemi di tipo ambientale non sono isolati, sono tutti messi in rete, interagiscono fra di loro e questa interazione porta a quello che un'altra famosa teoria di oggi molto, molto usata nella scienza chiama l'emergentismo, cioè l'emergentismo è l'idea che quando si mettono in rete dei fattori semplici, se si mettono in rete oltre un certo livello di complessità, il sistema totale di questa rete mostra delle proprietà che non hanno i singoli individui. Per esempio, se voi studiate un formicaio o una formica, voi vedete che una formica ha un comportamento abbastanza prevedibile e standardizzato. Ma se un etologo studia il formicaio come se fosse un unico animale, si accorge che il formicaio ha comportamenti molto più intelligenti e molto più adatti alla sopravvivenza delle singole formiche. Perché l'interazione in rete di elementi semplici porta all'emergere di nuove proprietà. Il cervello umano in fondo è fatto di una rete estremamente vasta di neuroni, la cui funzione spesso è quella di un interruttore. Un neurone lascia passare un impulso elettrochimico o non lo fa passare, però tutti insieme creano tutto quello che emerge dal nostro cervello. Quindi voglio dire, l'emergentismo viene usato in tantissime forme. Ora, il punto problematico è che anche i problemi di tipo ecologico o più in generale, siccome sono interdipendenti l'uno dall'altro, messi insieme non fanno soltanto una massa d'urto, diciamo, consistente, ma fanno emergere nuovi problemi che in qualche modo non erano presenti nei problemi precedenti. Quindi noi siamo destinati a fallire se noi cerchiamo una soluzione tecnica per ciascun problema. Perché, che ne so, l'immigrazione, la desertificazione, la divaricazione fra ricchi e poveri che sta aumentando enormemente in tutto il pianeta, non è che sono fenomeni isolati, chiaramente, sono tutti interrelati. Quindi non si può risolverne uno se non si tiene in mente l'insieme. Ora, nel nostro pianeta ovviamente ci sono degli anticorpi, ci sono, molti di voi sono impegnati, no? Nel risolvere certi problemi. Se leggete un libro che consiglio vivamente per chi non lo conosce, scritto da un mio caro amico che è un biologo di fama internazionale, Luigi Luisi, insieme con Capra, quello che scrisse il Tao della fisica, insieme hanno scritto un volumone da Apoca pubblicato, che presentiamo anche qui a Rimini, che si intitola Vita e Natura, che fa un quadro enormemente complesso, ma si legge chiaramente, cioè è un libro per tutti, però prendono di vista tutte le prospettive dello stato in cui si trova la nostra civiltà, il nostro pianeta oggi, e però soprattutto negli ultimi capitoli tutti i movimenti, tutte le iniziative in sede economica, in sede ecologica, eccetera, che in qualche modo stanno contrastando tutto questo. Il problema è che se anche queste iniziative di tutti i tipi che cercano di riequilibrare non si mettono in rete, non emergeranno da questa rete delle nuove proprietà positive in grado di contrastare diciamo quell'altra situazione. E quindi da questo punto di vista iniziative anche come questa di oggi sono molto importanti, perché cercano di creare connessioni fra cose molto diverse, dove però ognuno magari guarda l'orticello suo e non capisce che se non c'è una sinergia, veramente una rete, non è possibile arrivare a affrontare in maniera realistica la grandezza di quei problemi di fronte ai quali ci troviamo. E detto questo, diciamo anche che questa è solo metà del problema, appunto. Perché molto spesso quando si parla di ecologia, eccetera, giustamente si parla di problemi che sono oggettivi, là fuori, basati su questioni di tipo sociale o fisico,
ma ripeto, l'altro versante è quello mentale ed è il più trascurato perché sembra il meno urgente, mentre invece è inseparabile da quello che stiamo facendo. E quindi è importante investigare un po' come è venuto fuori questo problema. E questo problema è venuto fuori con la prevalenza di quello che, per usare un termine semplice, io chiamo il pensiero dualista. Il pensiero dualista è un pensiero che separa le cose. Quando, se guardiamo la storia del nostro pensiero, allora diciamo così, abbiamo detto, la gran parte delle minacce al pianeta vengono da un uso errato della tecnologia. La tecnologia è un'applicazione della scienza, del pensiero scientifico. Dunque, che cos'è che è andato storto nella storia del nostro pensiero scientifico? E molti si sono posti questa domanda, anche per quella rivoluzione del mondo scientifico che è stata l'emersione della fisica quantistica, che ha messo in discussione tutte le basi del pensiero scientifico precedente. Per esempio Schrödinger, premio Nobel, famoso, uno dei padri fondatori della fisica quantistica, a un certo punto disse: che è andato storto? In quel caso lui si interrogava sul fatto che tutti i capisaldi su cui era basata la visione precedente, quella che insomma della meccanica newtoniana eccetera, non funzionava più a livello sperimentale, no? E allora dice: forse se vado a vedere il pensiero antico da cui è nata la scienza, il pensiero greco eccetera, lì quello che non funziona diventa più visibile. Ecco, allora se noi facciamo qualcosa di simile adesso in una maniera molto semplice insieme, ci rendiamo conto che il pensiero dualista ha avuto un ruolo da protagonista in tutta questa storia. Diciamo che la filosofia occidentale nasce con i presocratici, con i primi filosofi greci, i quali ebbero il merito cercare di investigare physis, la natura, usando il pensiero razionale, cioè non ricorrendo a quello che diceva la religione, a quello che dicevano i miti, eccetera, ma cercare di investigare qual è la natura profonda della realtà usando il pensiero logico. Ora, ovviamente, anche il loro pensiero era impastato di elementi mitici, ma non è che, anche come dimostra la grande critica che spesso faceva Mach agli scienziati, anche nella scienza si usano a volte ancora delle cose di tipo metafisico perché non si riesce almeno al momento a capire. Pensate solo oggi al concetto di materia oscura o energia oscura, che sono due cose di cui non si sa assolutamente niente, se non che devono essere ipotizzate per spiegare come mai che le galassie hanno una loro coesione o come mai che l'universo si espande accelerando. Ma sono immagini metafisiche ancora, nessuno ancora è riuscito a dare una consistenza. Quindi non è che il pensiero logico sia sempre del tutto privo di questo, però i primi filosofi greci tentarono questa strada e furono affascinati dal fatto che il pensiero logico usa coppie di opposti. Vedete, se voi pensate, il pensiero è il linguaggio, no? Pensiero si dice pensiero discorsivo, quando noi pensiamo, noi parliamo nella nostra testa, quindi usiamo delle parole. Ora, se voi pensate alle parole di tipo concreto, tipo mela, non è che la mela ha un opposto, non c'è un opposto di mela. I titoli concreti, mela, se vogliamo pensare, l'opposto di mela è generico, è tutto quello che non è una mela, però più di questo non possiamo dire. Ma se invece cominciamo a usare i termini astratti, i termini cioè
più universali con cui noi cerchiamo di descrivere la natura della realtà, logicamente, ci accorgiamo che ogni termine astratto ha un opposto specifico. Lungo, corto, alto, basso, bene, male, bello, brutto, vero, falso. E quindi questi concetti opposti si dispongono in coppie mutualmente esclusive, nel senso che nel pensiero logico, se una cosa è vera contemporaneamente non può essere falsa, se una cosa è lunga non può essere corta. Questo affascina moltissimo, questa scoperta, i greci, anche perché non misero mai in dubbio che il pensiero logico potesse riflettere la realtà. Come diceva Hegel e ha ripetuto anche Severino, loro davano per scontata l'identità fra certezza e verità, e cioè che se io raggiungevo una certezza con un ragionamento logico, il risultato corrispondeva a come stavano veramente le cose. Cioè non si è ragionato sui limiti possibili entro i quali il pensiero non riesce a rendere quella che è veramente la realtà. Questo lo fecero delle scuole minori, i sofisti, diciamo che l'ondata prevalente pensava che quello che diceva il pensiero razionale, quello a cui arrivava il pensiero razionale, era la verità, era come era fatta la realtà. E siccome nel pensiero razionale, logico, gli opposti sono due opposti che incompatibili, e così si pensò che anche la realtà fosse fatta di opposti separati, e qui nasce il pensiero dualista, capite? Perché se io vi chiedo se se questo foglio, no, è alto o basso, voi vi chiedete il rapporto al pavimento è alto, il rapporto al soffitto è basso, è chiaro, no? Quindi nella realtà, se io vi disegno qui una linea verticale, io divido questo foglio in una parte destra e in una parte sinistra. Destra e sinistra sono due opposti che si escludono a vicenda, una stessa cosa non può essere contemporaneamente destra e sinistra. Quindi cominciamo a pensare che non solo sono due concetti opposti, destra e sinistra, ma sono due cose separate. Ma se io vi chiedo, senti un po', a me mi piace solo la destra, mi disegni la destra e basta, voi come fate? Dovete tracciare una linea, e la linea crea contemporaneamente destra e sinistra. Quindi quella linea che li separa, apparentemente, è la stessa linea che li crea e li rende indissolubilmente complementari. Il fatto, cioè, in pratica, che noi pensiamo descrivere la realtà attraverso il pensiero concettuale, noi pensiamo per opposti, non significa che la realtà è fatta di pezzi staccabili, perché la realtà è una sola, capite? Questa cosa divenne prevalente nel pensiero, poi credo che lui ne parlerà ancora di questo, immagino, perché nel pensiero di Platone queste coppie di opposti, queste separati, divennero particolarmente marcate. Si cominciò a contrapporre il mondo sensibile dei sensi, dell'esperienza, da quello invece dell'intelletto, del pensiero astratto. Si divideva l'anima dal corpo. Il corpo, c'era il gioco di parole soma sema, cioè il corpo è la tomba dell'anima, perché l'anima viene imprigionata e si deve liberare dal corpo, no? Questo dualismo passò nel cristianesimo, dove tutta una linea di sviluppo, non la sola, ma una linea molto forte, riteneva tutto ciò che era materia, corpo, qualcosa di un ostacolo allo splendore dell'anima. Quindi anima e corpo divennero sempre più separabili, sempre più separati. E poi arriviamo agli inizi del Seicento, con la nascita della scienza moderna. E la nascita della scienza moderna si basa, adesso sto chiaramente cercando di dirvi solo le cose che ci interessa sapere in maniera semplificata, però si basa su due punti che rendono il metodo scientifico unico
anche in, cioè, la scienza con il suo metodo rigoroso nasce in Occidente agli inizi del XVII secolo e nasce con due pilastri fondamentali: il concetto di misura e il dualismo cartesiano. Cioè, allora, sì, con Galileo Galilei, con Keplero, eccetera, si comincia a capire che per studiare scientificamente la natura occorre misurarla e quindi trasformare quelle che sono qualità in quantità, trasformarle in numeri. Io, per esempio, un giorno faccio una passeggiata e, siccome penso a cose piacevoli, mi trovo che arrivo e manco me ne sono accorto che sono arrivato, e mi sembra di aver fatto una distanza molto lenta. Un altro giorno che sto in ritardo, faccio la stessa distanza, mi affretto e mi sembra di non arrivare mai, sembra più lunga quella. Nel momento che io misuro con i metri la distanza, io ho un numero che è uguale sia che io ho fretta sia che io non ho fretta, ed è uguale per me come per tutti quanti. Quindi il concetto di misura è fondamentale, perché nel momento in cui misuro, per esempio, una distanza e misuro il tempo di percorrenza, mettendoli in rapporto posso scoprire la velocità che ho usato. Quindi diciamo che tradurre in quantità le qualità, cioè la natura, ottengo una misura in numeri, i quali poi possono essere studiati nei loro rapporti da formule, da un formalismo matematico, che sono le formule che la scienza, con cui la scienza descrive le leggi della natura. Nasce così la scienza. È interessante notare che in India la parola Maya, che vuol dire un'illusione collettiva, che siccome è collettiva tutti quanti credono che sia vera, come quando tutti erano convinti che la terra fosse piatta, per dire, no? E che questa parola viene tra l'altro da una radice indoeuropea, ma antica. Questa radice vuol dire fondamentalmente misurare, e da questa stessa radice viene la parola madre, matrice, metro, misura, e maya, e materia, se non l'ho detto. Ecco, e quindi in qualche modo, poi c'è un'altra parola che non viene dalla stessa radice, ma è stata spesso abbinata in sanscrito, man, che vuol dire manas, la mente, misurare con la mente, che in latino diventa mens, da cui viene la il nostro mente, ma guarda caso viene anche la parola, il verbo mentire. Allora, se vogliessimo trovare un filo rosso che conduce tutto questo, è il fatto che, se ci pensate, la misura, perché è così importante il concetto di misura nella scienza? È così importante perché crea una scienza oggettiva, no? Che vuol dire oggettiva? Vuol dire che attraverso la misura io ho una descrizione di quello che c'è indipendentemente dalla mia soggettività, no? Oggettivo vuol dire che è reale là fuori. La cosa interessante è che però in natura non esistono metri, chili, litri o ore. Queste, cioè, le griglie attraverso cui io misuro non sono oggettive, sono intersoggettive, vengono decise da una comunità, che è la comunità, per esempio, degli scienziati. Quindi abbiamo uno strano paradosso, che cioè le griglie fondamentali attraverso cui la scienza cerca una descrizione oggettiva della realtà sono proiettate soggettivamente, e quindi sono mappe, non sono il territorio. Quindi il punto qual è? Che quando la mente, pensiamo a tutti quei significati che dicevo prima, quando la mente misura la realtà con il metro o con quello che sia, quando la mente misura la realtà, tira fuori una descrizione della realtà, una mappa,
che se viene scambiata per la realtà stessa diventa menzogna e maya. Ed è maya perché in realtà, siccome è soggettivamente condivisa, quella mappa sembra vera, sembra oggettivamente vera, ma rimane una mappa, non è il territorio, è uno schema, e quello schema è sempre molto più povero del territorio. Se io faccio una mappa, metto una macchia verde per un bosco, non è che posso mettere i singoli alberi o le singole foglie dei singoli alberi, ovviamente. E questo processo di astrazione quantitativo basato sulla misura crea una nostra distanza dal contatto diretto con l'esperienza, ovviamente. Quindi è utilissima, non sto dicendo, sto parlando contro la scienza, se è così ancora vitale, perché ci ha dato tante cose, no? Sto dicendo che però dal punto di vista, chiamiamolo filosofico, bisogna stare attenti a non scambiare le mappe per i territori. L'altro elemento che fonda la capacità la nascita della scienza è il dualismo di Cartesio. Cartesio dà una visione filosofica che in fondo non è altro che una riedizione del dualismo di Platone fra corpo e spirito, del dualismo cristiano fra corpo e anima. Lui parla di rex cogitans, rex extensa, diciamo così, di soggetto, la coscienza che fa da soggetto, e dell'oggetto, la materia, e dice che queste due cose non si incontrano mai. Sì, il soggetto conosce la materia, però non sono completamente separati. Soggetto e oggetto sono separati. Questa è la condizione indispensabile per fare una scienza oggettiva, perché qualche cosa pensa la scienza di poter descrivere come sono le cose là fuori, indipendentemente se io le guardo o no, capite? Cioè la scienza oggettiva vuol dire che c'è una realtà là fuori, separata da me che la guardo, la quale realtà ha le sue leggi intrinseche indipendenti da me che la guardo. Questa è stata l'effetto epistemologico, diciamo così, che ha potuto fondare una scienza, che poi si è sviluppata attraverso il concetto di misura, eccetera, ed è diventata la grande meccanica newtoniana, con la visione meccanicistica dell'universo come di un meccanismo che funziona da sé indipendentemente da noi che lo guardiamo, e che poi è entrato in crisi con l'avvento della fisica quantistica. Ora, questa visione, che è stata foriera di grandissimo avanzamento tecnologico, è stata anche un cavallo di Troia per perpetuare l'idea che la realtà sia veramente separata da noi, capite? La contrapposizione fra uomo, cultura da un lato e natura dall'altro è stata fortissima nel momento in cui nasce la scienza. Pensate a un altro grande filosofo, Bacon, che è stato fra i fondatori, no, della scienza, del metodo induttivo, eccetera. Lui è stato era anche un magistrato, credo che sia stato pure primo ministro, non lo so, insomma, è stato un magistrato e aveva assistito anche agli ultimi processi contro le streghe. Tenete conto che la natura, la materia, mater, materia, natura, donna, sono spesso collegate insieme, no? E quando lui parla in toni estremamente entusiastici della nascita di questa nuova scienza, lui dice che lo scienziato deve strappare alla natura i suoi segreti, usando una tecnica che sembrava l'interrogazione delle streghe. La tortura, deve andare lì a scavare, a torturare la natura per strapparle i suoi segreti. Perché? Perché la natura sta lì e noi stiamo qui. E di nuovo l'idea di una... E antropologica... Allora, ripeto, capitemi bene, il metodo scientifico è estremamente rigoroso, ma ha un limite. Cioè, per poter studiare la natura e per poter avere un'idea di oggettività, deve escludere il soggetto che osserva.
deve, il soggetto che osserva non deve partecipare, deve essere esterno alla cosa, perché se il soggetto si mischia con l'oggetto abbiamo una visione soggettiva. Quindi per avere una visione oggettiva deve far finta che il soggetto sia separato. Ma è possibile che noi siamo separati da quello che stiamo studiando? Come facciamo a metterci fuori dalla natura? Capite? Sono così diversi i grattacieli che facciamo dai termitai? Sono diversi, ma se l'uomo è figlio della natura come le termiti, anche i grattacieli sono figli della natura, in questo senso, no? Allora, questa separazione insieme con la grande... E poi c'è stato quest'altro elemento drammatico, veramente, cioè la quantità, la prevalenza delle quantità sulla qualità. Cioè, vedete la differenza, un attimo, fra quello che è un metodo che funziona nel suo ambito, quello scientifico, ma che non deve travalicare i limiti di un'indagine scientifica per diventare una visione generale di come stanno le cose, e quella che è invece lo scientismo, cioè la religione della scienza, la visione dell'uomo della strada che ha fiducia nella scienza come se fosse, che come se ci potesse dire anche i fondamenti della realtà. Allora, la scienza studia soltanto quello che è misurabile, cioè che puoi tradurre in numeri, ok? Se noi abbiamo delle esperienze o delle cose che non si possono tradurre in numeri, la scienza dice: io su questo non posso fare scienza, non posso né affermare né negare niente di quello che non è misurabile. Invece lo scientismo, la religione della scienza, cioè l'idea che c'ha l'uomo della strada, è che se una cosa non è misurabile, non è fatta di numeri, o non esiste o non vale niente. E così tutto quello per cui la nostra vita vale la pena di vivere, il piacere, il dolore, la dignità, l'amore, la solidarietà, tutto questo, non essendo misurabile, non ha nessun valore. Mentre quello che è fatto di numeri è reale, è massimamente reale. E siamo arrivati oggi alla follia che un'entità che non esiste in natura, ma esiste solo nella mente condivisa dagli uomini, cioè la finanza, non l'economia reale, la finanza, pure siccome è fatta solo di numeri, quella è massimamente reale e può stabilire i destini di intere popolazioni fatti di concreti esseri umani che amano, vivono, soffrono, vincono e perdono nella loro vita. Ecco, quindi questa è la ricaduta antropologica della quantità, diventa devastante oggi. Noi siamo regolati da un'entità astratta chiamata finanza, che in gran parte è gestita da computer, poi, perché siccome nella borsa vendere o comprare è una questione di tempo, un secondo prima o un secondo dopo vuol dire che perdi o guadagni soldi, allora ecco che devono gestirla di più i computer che non le persone. E poi niente, numeri. Numeri, perché poi questi soldi non ci stanno manco. Cioè, pare che, non so se non sono più aggiornato, l'ultima volta ho sentito che la finanza superava l'economia reale di 12 volte. Cioè vuol dire che quella massa di soldi che fanno i destini delle nazioni intere non ci stanno in realtà, non corrispondono a delle attività economiche. Capito? Ecco, allora, detto questo, questo elemento della quantità e il dualismo cartesiano in cui soggetto è separato dall'oggetto, questo è un pensiero dualista, ha portato da un lato a questi grandi avanzamenti della scienza e della tecnica, fino a che non ha raggiunto il suo limite, il limite oltre il quale gli scienziati si sono accorti che studiando certi fenomeni non funzionava più. E lì è entrata la grande crisi della scienza. Vabbè, adesso non è il caso di parlarne, non ci interessa, però con l'avvento della fisica quantistica e di altri aspetti della scienza, anche matematici, come la teoria del caos, come i frattali, eccetera, si sta passando, pur usando ancora numeri e formule matematiche,
dal descrivere quantità, dal tener conto delle quantità, al tener conto dei modelli, delle forme, dei pattern. Si possono, si è capito con il discorso dell'emergentismo che le forme che emergono dall'interazione quantitativa possono avere delle qualità che non hanno le mere quantità, e che quindi da questo punto di vista si sta studiando, si sta sviluppando una, chiamiamola, scienza di tipo più olistico, che tiene conto dell'insieme e non delle singole quantità che lo compongono. E questo speriamo che in qualche modo abbia una ricaduta nella nostra visione. Certamente con la fisica quantistica una delle cose che è crollata è la separazione fra osservatore e osservato, fra soggetto e oggetto. Si è scoperto che non si può sapere quello che succede là fuori quando noi non lo guardiamo. Questo è il punto. Perché nel momento che lo guardiamo, a seconda di come lo guardiamo, si comporta in un modo diverso. Per esempio, se io appronto il famoso esperimento delle due fessure e non vi so spiegare, se io lo faccio in un certo modo, la luce si comporta come un'onda. Se lo faccio in un altro modo, la luce, ma rimane lo stesso esperimento, se io non misuro, la luce diventa un'onda. Se io ci metto un misuratore lì, la luce diventa particelle. Eppure non può essere... Allora, di nuovo, i nostri concetti sono dualisti. Io non posso immaginarmi una particella e un'onda insieme. Cioè, o una cosa è un'onda, o una cosa è una particella. O una cosa è localizzata, la particella, o è diffusa, cioè l'onda. Eppure, quella stessa cosa, se noi la osserviamo in modi diversi, si comporta in quel modo diverso. Quindi come facciamo a sapere quando non la guardiamo? E molti dicono, ma non la guardiamo, è qualcosa che è una specie di compresenza potenziale di onda e particella, ma che diventa onda o particella solo quando la guardiamo. Quindi vedete come soggetto e oggetto diventano estremamente difficili da separare. Allora, se questo avviene addirittura nella scienza più forte, più hard, che è la fisica, come capite bene che pensare che noi possiamo impunemente fare all'ambiente quello che vogliamo senza subirne le conseguenze diventa in fondo il pensiero ecologico in fondo è un pensiero scientifico, un pensiero che nasce da un'evoluzione critica del pensiero scientifico e si va a incontrare anche con elementi del pensiero orientale, perché questi elementi, il pensiero orientale da molto prima che lo sviluppassimo noi aveva cominciato a vedere la non separazione delle cose in modi molto diversi a seconda delle scuole. Per esempio, per dire, il buddismo fin dalle sue origini, uno dei concetti centrali del buddismo è il pratitya samuppada. In sanscrito vuol dire se vogliamo la interdipendenza funzionale di tutto, cioè l'universo. Allora, nella visione buddista, che è una visione modale, non sostanziale, l'universo non è fatto di cose, è fatto di processi. Quelle che ci sembrano cose sono appunto reificazioni dovute ai nostri concetti di processi. Cioè, noi lo sappiamo poi, no? Qualsiasi cosa non sta ferma, si cambia. Alcune cose le vediamo che cambiano. Non so, un fiore il giorno dopo prima era chiuso, poi si apre, poi dopo un po' appassisce, poi alla fine muore. Quindi sappiamo che un fiore è un processo. Altre cose sono troppo lente per poterle vedere. Una montagna per noi è ferma, ma se noi la vedessimo accelerata per secoli, la montagna è un'onda che prima sale e poi per l'erosione scende. È un'onda della terra la montagna. Altri processi sono troppo veloci, per cui ci sembrano continui. Un suono acuto ci sembra continuo, ma in realtà è un'onda fatta di... no? È così come il neon si accende e si spegne tante volte in un secondo, ma a noi sembra una luce fissa per i limiti della nostra percezione. Questi buddhisti già l'avevano capito, avevano esaminato acutamente la percezione. Avevano detto, tutto quanto è fatto di processi, a noi sembrano fissi,
perché usiamo i concetti, le parole. La parola rosa non appassisce mai, la parola fiume è ferma ovviamente, ma l'acqua cambia sempre, quindi quando una rosa è appassita dopo 15 giorni non la chiamiamo più rosa, la chiamiamo immondizia. E quindi abbiamo due cose fisse, una rosa e l'immondizia. Ma se voi in quei 15 giorni andate a cercare dov'è la linea di confine, dove finisce la rosa e comincia l'immondizia, non c'è, perché quella linea c'è, è solo perché noi usiamo fotografie, diciamo, le parole sono fotografie. Non puoi mai rendere la corsa di un uomo, perché anche se gli fai 10.000 foto avrai 10.000 foto di un uomo fermo. Quindi i concetti sono fermi, quindi è chiaro che le cose ci sembrano cose, ma sono processi. Ma il buddismo va oltre, dice non solo, ma l'universo è un unico processo dove tutto è interrelato, tant'è vero che non puoi tirare fuori niente e dire che cos'è, perché non c'è niente che è isolato da tutto il resto. Se tu una cosa la isoli, se tu isoli il foglio dall'albero da cui è stato preso, dal boscaiolo che l'ha tagliato, dice Thich Nhat Hanh, dalla nuvola che ha fatto piovere l'acqua che è diventata albero, eccetera, che rimane di questo foglio? Niente. Quindi quando mi chiedo che è la carta, non c'è niente che sia veramente carta. Questa carta è il nome che diamo a un processo che è fatto dell'albero, della nuvola che ha fatto piovere l'acqua che ha nutrito l'albero, del boscaiolo, dei genitori del boscaiolo. Togli solo uno dei due genitori del boscaiolo, questo foglio non è più qui, ce n'è un altro ma non questo. Quindi le cose diventano introvabili se tu le isoli, e per esistere hanno bisogno di tutto il resto dell'universo, e quindi non sono cose, c'è solo questa rete di processi. Questo lo diceva il buddismo, e non solo, ma attraverso pratiche meditative si arrivava a percepire di momento in momento nella propria percezione la natura dinamica e interrelata delle cose. Quindi ecco perché per esempio il buddismo, una volta trasferito in Occidente, ha avuto un dialogo serrato con i gruppi ecologici, eccetera, perché permetteva di acquisire, di affinare attraverso anche una prassi, una sensibilità di interdipendenza che un ecologista soltanto che ci è arrivato tramite la scienza ci è arrivato qua, ma non qua, non nel cuore. E invece è una immersione nella esperienza di interconnessione, è un'altra cosa, no? E qui arrivo all'ultimo punto. Nel corso della nostra storia collettivamente, sto parlando sempre di questo discorso della mente che ci ha portato a questa situazione e al pensiero dualista, per cui noi saremmo separati dagli altri esseri e dalla natura. E questa separazione sono delle linee di confine che la mente traccia. La prima linea di confine che la mente traccia è quella che restringe la nostra identità a un io separato. Io sono un io separato. E in genere poi io sono questo corpo e questa mente, ma naturalmente la scienza ci dice che non esiste un corpo separabile dall'ambiente. Se separi il corpo dall'aria muore. Non solo, ma noi siamo letteralmente fatti dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo. Non è che queste cose entrano e escono, quando entrano diventano questa forma e poi escono, e entrano e escono in continuazione, e la forma rimane stabile per un po', però cambia e poi invecchia e muore. Quindi noi siamo un flusso di sostanze che attraversandoci diventano una forma, ma non c'è un punto dove finisco io e comincia il mondo esterno, esattamente come un gorgo d'acqua. Io faccio sempre questo esempio: un gorgo di un fiume sembra separato dagli altri gorghi, uno è più grande, uno è più piccolo, uno c'ha più schiuma, uno c'ha meno schiuma, no? Ma in realtà, se io me lo metto in un secchio perché me lo voglio portare a casa, ho un secchio d'acqua stagnante, perché il gorgo non è separabile dalla corrente del fiume che è anche tutti gli altri gorghi, e non c'è un punto in cui il gorgo è fatto di acqua che cambia sempre, è solo una forma che rimane per un po' stabile, di un flusso che cambia in continuazione. Questo è l'esempio
com'è un individuo biologico, e non c'è un punto in cui finisce il fiume e comincia il gorgo. E il gorgo non è neanche, se ci pensate, una parte della corrente, perché la corrente del fiume è una sola, non ha parti. Il gorgo, se lo volessimo definire, è come appare la corrente del fiume in quel particolare punto dello spazio e del tempo. E noi siamo questo, siamo gorghi di un universo autocosciente che attraverso certi apparati come quello sensoriale, eccetera, si osserva. L'universo si osserva attraverso noi, come se fossimo delle finestre. E noi però, noi invece pensiamo di essere un io staccato, separato da tutti gli altri e dal mondo, e quindi divento il centro dell'universo. E tutti gli altri sono cose da desiderare o da temere, ovviamente. Poi creiamo altri cerchi, ma questi cerchi sono sempre identificazioni parziali. Per esempio, che ne so, un raccoglitore allevatore preistorico, quelli che ancora erano nomadi, no? Probabilmente aveva altri cerchi. Uno era lui, poi c'era la famiglia, probabilmente, e poi c'era un altro cerchio di identificazione che era la tribù. E finiva lì. Il resto erano tutto fuori di quello che è la mia identità. Poi magari nascono le città-stato, e allora c'è un cerchio più grande che riguarda la città-stato, poi nacquero le nazioni e c'era un cerchio, ma questi cerchi sono dei confini mentali condivisi che sembrano reali. Ma pensate, un confine fra due nazioni non è una linea di natura, è una linea condivisa nella mente delle persone. Pensate quanti morti sono avvenuti per quel confine, perché quel confine sembra separare qualcosa che non è separato. Noi separiamo addirittura il nord dal sud, addirittura io dove vivo io, quelli di un paese da quelli di un altro, no? Perché poi è così. Noi viviamo. Quando si aggiunge un confine più ampio, per esempio l'umanità, oggi c'è un confine, molti vivono anche un confine che comprende tutti gli esseri umani, le persone più evolute arrivano magari lì o oltre, ma non è che l'ultimo confine è il più forte, quelli dentro rimangono e rimangono ben marcati alcuni, dipende dalle persone, per alcuni è molto marcato il confine della famiglia, per cui finisce lì, il dirimpettaio del nostro palazzo è un nemico. Poi però posso, se il comune non mi pulisce bene la strada, introdurre un altro cerchio dove io e il dirimpettaio stiamo contro al comune e così via. C'è chi ha la squadra di calcio, la propria squadra di calcio diventa più importante del cerchio della famiglia, no? Per dire, o il gioco. Quindi abbiamo questi vari cerchi con cui noi tracciamo linee che crediamo siano confini e che separano. Ma ogni volta che noi tracciamo una linea, per quanto ampia possa essere, noi creiamo le condizioni per il conflitto. Come dice King Wilber, chiedersi dove traccerò il prossimo confine e chiedersi dove avverrà la prossima battaglia. E allora la questione, secondo me, più urgente, se vogliamo vedere il problema dell'ecologia dal punto di vista di quello che non funziona nella nostra mente, la questione più urgente non è cancellare queste linee, ma non vederle più come confini, vederle in trasparenza e cominciare a intravedere che queste identificazioni sono molto parziali e che non ci sono reali divisioni per cui possiamo dire che qui ci sono io e là c'è il resto dell'universo. Grazie. Dunque, io purtroppo ho un treno che mi aspetta, però qualche minuto, non so se facciamo così, che se qualcuno vuole intervenire un attimo, dire qualcosa o fare una domanda, insomma, ecco, ci abbiamo magari una decina di minuti, ce l'ho, insomma, ecco. Anche perché non sapevo rispondere a certi strani, a posto, soprattutto sul mio tema, la visione già posta con un orizzonte così ampio. Thank you.
citato Capra. Sì. Nell'altro libro, Il punto di svolta, esatto, bellissimo, dove cita Pompei, cita anche che le civiltà spariscono perché non sono in grado di risolvere i problemi che loro stesse si certamente sono posti. Allora, da questo punto di vista, c'è anche una questione nel discorso del dualismo, che è il polemos di Eraclito, che poi porta ai partiti, alla polemica, ma anche alla dialettica hegeliana, perché questa cosa è quella. Allora, in tutto questo c'è invece Panica che dice che il verde non è contro il rosso, esatto, è diverso. Allora noi dovremmo concepire di più quest'idea della diversità. Bravo. Però attenzione, la diversità non è che io, anche Trump è diverso. Certamente. E in che modo il diverso però si connette con il nostro rapporto con la natura? Allora bisogna anche stare attenti a non concepire tutti gli altri diversi, perché nell'altro diverso ci sono anche i diritti umani. Cioè, io rispetto le altre identità, ma se le altre identità non rispetto le donne, a me non interessa, no? Allora come si pone la questione del nostro dialogo non solo con la natura, ma con anche le diversità di opinioni che però devono sempre far parte, a mio avviso, di un concetto di sostenibilità integrata, dove la prima sostenibilità è quella etica. Grazie. Dunque, il discorso è importante da questo punto di vista. Il dualismo, rispetto a una visione, chiamiamola non duale, è che ci sono separazioni, cioè la visione non duale non è una visione monistica, cioè non dice che c'è solo l'uno e non il molteplice, per intenderci. È evidente che qui viviamo in un universo incredibilmente vario, pieno di differenze, quindi ci sono infinite differenze, ma nessuna reale possibile separazione, questo è il punto. Anche perché appunto la realtà è una. Quindi da questo punto di vista le differenze contano. Ora mi viene in mente alcune cose che dice Ken Wilber, l'ultimo Ken Wilber, nel libro come si intitola? Una breve teoria del tutto, non so, una cosa del genere, in cui lui dice, a seconda di quei cerchi di cui parlavo, che possono essere più o meno, c'è chi li vive io e basta, proprio gli altri non me ne importa niente, c'è chi vive io e la mia famiglia, punto, siamo ancora, no? C'è chi invece ce ne mette uno più io e gli italiani, oppure io e gli europei, poi possiamo dire noi l'umanità, eccetera, eccetera, eccetera. A seconda, e questo è un'evoluzione, da un certo punto di vista, possiamo allargare i cerchi mano a mano che tolleriamo la differenza, no? Il punto è come ci rapportiamo con chi invece, no? Se ho capito bene la domanda, vive in cerchi più ristretti. Qui la lettura di quel libro di Wilber può essere molto utile. Addirittura ci sono delle teorie che usano una simbologia dei colori per dire c'è chi, per esempio, noi siamo prevalentemente in una cultura arancione, che è quella della multiculturalità, eccetera. Prima c'era quella invece, lo Stato, l'etica, la religione monoautoritaria, eccetera. Quindi non certo combattendo contro queste cose. Il punto è che siccome l'evoluzione porta a allargare i cerchi, detto in generale, chi si trova in una situazione di allargamento, di più ampiezza di vedute, non deve, e dentro di lui però coesistono tutte le altre forme, non è che quelle forme spariscono, in certi momenti vengono fuori queste forme più meno evolute, diciamo così, ma che in certe situazioni possono essere più utili, no? E quindi si tratta di favorire la naturale evoluzione, e casomai accelerarla, di quelle che hanno cerchi più ristretti,
che non è un compito facile, ma è diverso dal combattere o dall'imporre il mio cerchio. Se c'è una cultura che vive in un cerchio più ristretto, monotematico, autoritario, eccetera, non ha senso cercare di imporre, che ne so, la multiculturalità, perché imponendola non ottiene niente, se non conflitto e basta, no? Ma si tratta di avere la pazienza di accompagnare questo processo nei modi in cui è più possibile a seconda del contesto. Poi in pratica bisogna vedere nelle politiche, negli aspetti sociali, il rispetto di stadi evolutivi precedenti è indispensabile, perché questi stadi evolutivi precedenti sono anche dentro di noi e sono utili dentro di noi. Il nostro cervello c'è, cioè, uno stato che noi condividiamo con i rettili, c'è un altro strato che noi condividiamo con i come si chiamano? Oddio, quelli che allattano. I mammiferi. I mammiferi, ecco, scusate, un lapso. Quindi una parte li condividiamo con i serpenti, un'altra con i mammiferi, e poi c'è una parte più sviluppata dell'Homo sapiens sapiens. Allora, non è che noi questa parte più sviluppata deve distruggere la parte istintiva dei cose, perché in certi momenti quelle reazioni completamente istintive ci salvano la vita, così come non deve distruggere quella dei mammiferi. Quindi, nello stesso modo, visto in termini di società, di culture, non è che le culture che sono... è come se noi allora dicessimo, vabbè, allora i rettili, sai che c'è, li schiacciamo, i mammiferi pure. No, vanno integrati in una possibile visione in cui l'evoluzione sia naturalmente accompagnata, se è possibile, e tollerando anche un contatto con culture che sono diverse dalle nostre e che quindi in qualche modo non possiamo obbligare a diventare come la nostra. E poi la nostra è proprio forse è proprio il nostro, a volte quando viene un nuovo strato come questo qui del nostro multiculturalismo, a volte diventa, nel suo contrapporsi a quello precedente, diventa unilaterale in senso opposto, no? Non è, perché noi abbiamo detto, tutti, per fare un esempio della visione postmoderna, tutte le verità sono le stesse, perché tanto non esiste la verità, per cui tutte le verità vanno rispettate, eccetera. O chiaro che vanno rispettate, però al momento alcuni elementi sono evolutivamente successivi, hanno allargato per esempio l'umanità, e altri no. Allora bisogna tener conto di questo. Quindi un conto è dire rispetto tutte le varie verità, un conto è dire sono tutte equivalenti. Ecco, quindi il punto è, perché nel pensiero ecologico contemporaneo c'è una idiosincrasia per le gerarchie. Allora, per le gerarchie, no? Si buttano giù tutte le gerarchie. Ora, le gerarchie sono biologicamente attestate, cioè è chiaro che c'è una gerarchia che è quella della cellula, c'è la gerarchia del tessuto che comprende le cellule, c'è l'organo che comprende i tessuti, c'è un corpo vivente che comprende tutti questi sistemi, no? E così via. E poi c'è l'ecosistema, cioè, quindi abbiamo oloni, li chiama Wilber, che sono annidati dentro altri oloni, è la teoria dei sistemi. Ogni sistema è sistema che comprende dei sottosistemi, e a sua volta è sottosistema di qualcosa di più grande. Un essere umano ha un sistema nervoso, un sistema respiratorio, un sistema sanguigno, che sono subordinati al corpo, e il corpo è un sottosistema dell'ecosistema, no? Quindi è chiaro che, e queste sono gerarchie. Allora anche culturalmente questi cerchi di cui parlavo non sono equivalenti, alcuni sono subordinati ad altri, e quindi va tenuto conto non dal punto di vista autoritario, ma dal punto di vista del funzionamento, che l'evoluzione ha delle leggi per cui bisogna rispettare anche questo tipo di gerarchie, insomma. Ultima cosa, poi devo scappare. Io la volevo ringraziare per l'esposizione.
fatto, mi sono venuti in mente due cose, gliele dico così non è che mi deve necessariamente rispondere, quanto ho parlato di cerchi concentrici. L'altro giorno leggevo di Gauguin, che era andato nelle isole del Pacifico, e alla fine di questa esperienza dice che in pratica gli europei, in quel cerchio che poteva sembrare più ristretto del suo, che veniva dall'illuminismo francese, ha detto: abbiamo rovinato tutto, abbiamo portato. Quindi è anche un casino unire, secondo me, i cerchi. L'altra considerazione è questa: sento che sempre più giovani fanno vedere, a volte dicono, anche laureati, lascio la città, torno alla terra, torno a fare il pastore. Evidentemente non fanno scelte esclusivamente scientifiche, come devo dire, c'è anche un loro sentire che non si può quantificare, certo. E che quindi non hanno fatto una scelta scientifica, perché oggi tutto è un casino, secondo me, perché tutto è stato finalizzato a quello che noi europei, perché noi siamo stati i primi portatori e conquistatori, abbiamo portato tutto il mondo. E abbiamo detto: se hai soldi e potere, stai bene. Sì. Quindi adesso abbiamo 800 milioni e passa di indiani che vorranno avere tutto il nostro modello di sviluppo, quindi ci aiuti lei a capire come faremo a sostenere questo. Cosa gli diciamo? No, voi adesso non mi fate la macchina, non correte. No, è chiaro. Però è questo il motivo per cui c'è Desjardins, che è un autore che dice: in fondo noi occidentali, l'uomo occidentale va tanto orgoglioso se è un grande ingegnere, un grande chirurgo, eccetera. E nessuno si vanta o nessuno complimenta uno perché è un bravo marito o ha un bel rapporto di coppia, no? Dice: ed è per questo che noi occidentali siamo tanto bravi, tanto intelligenti, ma anche tanto infelici, no? Grazie.